Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta soffice al cioccolato e pan di stelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono biscotti pan di stelle, zucchero, aroma di vaniglia, uova, latte, olio di semi di arachidi, farina di tipo 00, cacao amaro, lievito per dolci, sale, bicarbonato e gocce di cioccolato. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti. Ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte i biscotti e lavare ed asciugare bene il boccale. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale. Posizionare la farfalla. Mettere lo zucchero. Le uova. L'aroma di vaniglia. Ed azionare il bimby per 8 minuti, velocità 4 senza misurino. Aggiungere l'olio ed il latte. Ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 2. Rimuovere la farfalla. Aggiungere i biscotti che abbiamo tritato. Il cacao, la farina, il lievito, il bicarbonato e il sale. Ed azionare il bimby per 1 minuto. A velocità 5. Aggiungere le gocce di cioccolato ed amalgamare per 10 secondi a velocità 2. Trasferire il composto in uno stampo da 26 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Adesso prepareremo la ganache al cioccolato. Gli ingredienti sono panna per dolci zuccherata, cioccolato fondente e burro. Mettere nel boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 30 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola.
Far sciogliere per 3 minuti, 50 gradi, velocità 3. Aggiungere la panna, ed il burro. Ed azionare il bimby per 2 minuti, 50 gradi, velocità 3. Versare sulla torta, lasciare riposare mezz'oretta prima di servire e decorare con delle stelline di zucchero. Torta soffice al cioccolato e pan di stelle. Grazie e alla prossima ricetta!